Scusiamo per la breve interruzione tecnica e partiamo adesso con la parte conclusiva del nostro lavoro che affido a Giovanni Ferri con considerazioni diciamo più vaste. Giovanni, a te il microfono. Grazie, grazie Salvatore. Fare una sintesi dell'intera mattinata che abbiamo vissuto sarebbe molto difficile perché si sono toccati molti temi, sono state raccolte delle informazioni molto interessanti, ci sono stati molti dibattiti interessanti tra un'audience molto qualificata e quindi piuttosto che ripetere magari con minor dettaglio, certamente con minor dettaglio quello che è stato detto così bene, io ho scelto di fare un esercizio di concettualizzazione di quello che potrebbe essere un futuro per la finanza e dunque per come i confidi si collocano all'interno del sistema finanziario e del sistema economico in generale. Partirei vedendo alcune slide che ho preparato. E dunque, se andiamo all'ordine all'indice che sta nella seconda slide, vediamo come slide successiva, per favore, vediamo come articolerò questo breve intervento conclusivo. Abbiamo visto, e questo è, se volete, il succo che traiamo dalla discussione di questa mattina, che gli intermediari e i confidi hanno risposto allo shock da Covid-19 mostrando una buona capacità di risposta, ma per il futuro ci sono sfide chiave sull'intermediazione finanziaria, sui confidi, e ci sono anche delle opportunità. Parlerò in particolare dell'opportunità offerta dalla finanza sostenibile, vale a dire una componente della finanza che fino a una decina d'anni fa non esisteva o quasi, e che adesso è forse la componente della finanza più dinamica, che sta più in forte crescita, anche per accompagnare quella transizione sostenibile, transizione ecologica, che è al cuore del European Green Deal in Europa, il primo continente che dovrebbe raggiungere la neutralità in termini di emissioni di CO2 nel 2050. Vedremo come alcuni aspetti della finanza sostenibile, la finanza sostenibile ci porti a ragionare su una costruzione di valore di lungo periodo piuttosto che la costruzione di profitti di breve periodo, che era invece l'orientamento prevalente certamente fino a 10 anni fa, 12 anni fa, quando ciò ci portò alla grande crisi finanziaria. Vedremo molto brevemente alcuni elementi di dettaglio sulla finanza sostenibile e gli intermediari e i confidi visti dall'interno, dal mondo creditizio, e poi vedremo le sfide sempre per gli intermediari e i confidi. Una visione dall'industria ESG che sta per Environmental, Social and Governance. Infine, tratteggerò brevemente come queste opportunità per gli intermediari e i confidi si potranno dischiudere se essi sapranno adattarsi alla finanza sostenibile. Saltiamo questa slide che abbiamo già detto. Quali sono i fattori critici oggi, le sfide chiave per il settore degli intermediari creditizi e i confidi. Abbiamo da un lato che c'è un atteggiamento abbastanza sfavorevole della regolamentazione che sembra favorire la finanza di mercato rispetto a quella degli intermediari, e quindi un credito multilaterale di mercato rispetto al credito bilaterale a cui i confidi partecipano tradizionalmente. E in aggiunta, la regolamentazione non sembra apprezzare la diversità dei modelli di business e modelli proprietari del credito, che come sappiamo, introduce delle varianti importanti per quanto riguarda
anche l'utilizzo della soft information, la capacità di assistere imprese che siano più opache, è una cosa che è stata discussa ampiamente questa mattina e su cui è importante il ruolo dei confidi. La seconda sfida è quella della veloce digitalizzazione della finanza, che intensifica la forte concorrenza delle imprese, da parte delle imprese non bancarie, che sono spesso esenti dagli oneri regolamentari che invece ricadono sugli intermediari e i confidi che fanno parte del circuito regolamentato. E in parte la digitalizzazione della finanza tende anch'essa a favorire la finanza di mercato rispetto all'intermediazione bilaterale tradizionale. Infine, la terza sfida è quella della politica monetaria, che sfavorisce, tenendo i tassi di interesse a zero o addirittura negativi, sfavorisce la capacità dell'intermediazione creditizia attraverso una generazione di reddito da margine di interesse. E quindi questo sposta il discorso sulle commissioni, è indispensabile in questo mondo, questo assetto, spostarsi dal punto di vista reddituale verso le commissioni, se non si accetta l'altra idea, che è quella di ridurre la dimensione operativa anche tagliando il personale. Andiamo alla slide successiva e qui vi descrivo brevemente la grande opportunità della finanza sostenibile. Questa transizione accelerata a un modello di sviluppo più sostenibile, che in Europa è esemplificato dall'European Green Deal, ma come sappiamo, con l'avvento della pandemia, addirittura invece di avere una frenata, come si poteva temere, alla transizione sostenibile, si è avuta un'accelerazione perché i nuovi fondi come il Next Generation EU avranno una importante condizionalità green, circa quasi il 40% dei fondi che fanno parte del Next Generation EU hanno condizionalità green. E in questa transizione al sostenibile, la banca e la finanza debbono giocare un ruolo chiave. E questo è emblematizzato dal fatto che la Banca Europea degli Investimenti diviene una banca per il clima nel progetto European Green Deal. E ci sono delle opportunità all'interno di questa crescita della finanza sostenibile anche per gli intermediari creditizi e i confidi. Infatti, la regolamentazione sembra muoversi verso l'introduzione di un Green Supporting Factor, che è stato invocato dal piano d'azione dell'Unione Europea sulla finanza sostenibile. La BCE ha stabilito che i rischi climatici debbono essere considerati nel framework di politica monetaria e sostiene la crescita dei green bond e di altri segmenti del mercato della finanza sostenibile. E questioni relative ai rating ESG, che sta per Environmental, Social, Governance, sono i rating che orientano le scelte degli investitori nel mondo della finanza sostenibile, e questioni relative al reporting non finanziario da parte delle piccole e medie imprese richiedono la produzione di informazioni aggiuntive, argomenterò, per certificare lo status green, lo status di responsabilità e sostenibilità. E queste informazioni, le informazioni proprietarie che le banche e i confidi posseggono nei confronti delle piccole e medie imprese potrebbero essere queste informazioni sviluppate nelle relazioni creditizie possono essere particolarmente importanti anche in questa fase in cui occorre una certificazione green. Andiamo avanti. E ricordiamoci brevemente dove eravamo 12 anni fa, dopo il fallimento di Lehman Brothers e la crisi finanziaria globale. La gente sulla Main Street, sulle strade del popolo, percepiva i banchieri come avidi e miopi, li chiamava i banksters. 10-12 anni dopo, le azioni riparatrici multilivello hanno riportato gli intermediari creditizi verso lidi più sicuri, anche se abbiamo sentito stamattina che ci sarebbe un rischio sistemico importante, alcuni degli oratori lo hanno richiamato.
Come è avvenuto questo? Attraverso profonde revisioni regolamentari, migliori pratiche di business e investimenti fatti nell'educazione finanziaria dei clienti. Su questo abbiamo fatto dei passi avanti. Oggi, la transizione allo sviluppo sostenibile è la vera emergenza che richiede una rivoluzione di mentalità e la banca e finanza devono cambiare, passando da essere avide e legate ai profitti di breve periodo a essere responsabili, creando valore di lungo periodo. Il settore finanziario risponde a questa richiesta di cambiare, di rivoluzionare la propria mentalità, promuovendo la finanza sostenibile, un segmento interamente nuovo volto a supportare la transizione green. La finanza sostenibile, che non è le ferrovie dello Stato ovviamente, può dare benefici agli intermediari e ai confidi. E vediamo come. Vediamo la slide successiva. Quali sono le sfide per gli intermediari e i confidi? Cominciamo dalla visione degli insider. Questa figura rappresenta l'analisi del gap tra la tassonomia dell'Unione Europea e le pratiche correnti. È tratta da Testing the Application of the EU Taxonomy to Core Banking Products, High Level Recommendations di gennaio 2021, EBF, EBF, European Banking Federation e UNEP. E questa figura ci fa vedere che i gap più grandi tendono a essere rilevati per la mancanza di adeguata disclosure non finanziaria da parte delle imprese più piccole o con attività multisettoriali. Vedete la linea arancione o rossa, non so come la vediate, che è qua, e l'addensarsi di questi istogrammi che sono più alti nella manifattura, e vedete che sono le piccole e medie imprese e retail, insomma, piccole dimensioni di imprese. Se andiamo alla slide successiva, vediamo invece un altro aspetto. Vale a dire, questa è la progressione dei vari framework e guidelines e standard negli ultimi 20 anni per la produzione di reportistica non finanziaria. Vediamo che la prima, forse ancora oggi più nota, iniziativa è la GRI, la Global Reporting Initiative, da cui poi sono seguite molte altre. Le piccole e medie imprese e le imprese multisettore fanno meno spesso uso di reporting non finanziario, secondo i molteplici framework di disclosure introdotti negli anni, e quindi questo le penalizza, tende a penalizzarle nell'ambito della tassonomia che vedevamo prima, alla slide precedente, che è riferita alla finanza sostenibile. Andiamo alla slide successiva e vediamo come le sfide sono viste anche dall'industria che produce questi rating ESG, Environmental Social Governance, che sono la nuova bussola nel mondo della finanza sostenibile. Queste figure sono tratte da una pubblicazione, Financial Services and Capital Markets Union, Study on Sustainability Related Ratings, Data and Research, pubblicata a gennaio del 2021 dal Direttorato Generale per la Stabilità Finanziaria, i Servizi Finanziari e la Capital Markets Union. E questi due grafici evidenziano la significativa distorsione connessa alla dimensione di impresa che rileviamo nei rating ESG. Nel grafico superiore vedete che le micro cap, le small cap, le mid cap, le large cap, le mega cap, man mano che ci muoviamo da sinistra verso destra, cioè cambiando solo la dimensione di impresa e non necessariamente la qualità dell'impresa, il rating ESG aumenta impercettibilmente tra micro cap e small cap, da 46 a 47. Ma significativamente una volta che ci spostiamo sul mid cap e ancor più quando ci spostiamo sul large cap 62 e mega cap 64.
Se poi andiamo a vedere il grafico inferiore, c'è questa distorsione dovuta all'ampia capitalizzazione che è endogena ai rating ESG, è visibile in tre diverse società di rating, agenzie di rating che rilasciano rating ESG. Come vedete, ciascuno di questi tre grafici è suddiviso in decili a seconda della dimensione di impresa, e troviamo che il rating ESG medio del primo decile è sempre di molto inferiore rispetto all'ultimo decile, e c'è una tendenza pressoché monotona a crescere, che è molto visibile nel grafico numero centrale, ma lo è abbastanza anche negli altri. E quindi questo significa che c'è una distorsione dovuta alla dimensione. Le imprese più grandi tendono ad avere un rating ESG più favorevole a parità di altre condizioni. Andiamo alla slide successiva, e anche qua vediamo che dalla stessa pubblicazione abbiamo tratto queste due figure che sollevano dubbi sulla qualità informativa nei rating ESG, perché i rating ESG rilasciati da differenti fornitori sono poco correlati tra di loro, e se fossero dei buoni indicatori dovrebbero essere correlati tra le varie agenzie che rilasciano questi rating. Se non lo sono, vuol dire che c'è il rischio che ciascuna agenzia faccia di testa sua e non abbia una grande capacità informativa. Nel grafico superiore vediamo la scarsa correlazione tra i rating ESG tra agenzie. Nella parte inferiore vediamo il collegamento, la correlazione tra i rating ESG rilasciati da varie agenzie. Quando la casellina è verde, vuol dire che la correlazione è abbastanza alta, ma vedete che ci sono molti casi dove la correlazione è bassa, giallo, o addirittura negativa nel caso di alcuni dei rossi. Quindi è molto paradossale questo. E in effetti c'è uno studio alla Sloan School of Management all'MIT, in cui è parte anche in italiano Rigobon, insieme a Berg e Koelbel, che si chiama Aggregate Confusion, The Divergence of ESG Ratings. Passiamo alla slide successiva e vediamo le opportunità per gli intermediari e i confidi se si adattano alla finanza sostenibile. Ecco, che cosa hanno i confidi e gli intermediari? Hanno accumulato informazioni attraverso interazioni ripetute, eventualmente con il relationship lending, hanno accumulato informazioni private e informazioni soft sulla clientela, sui loro debitori, e hanno un'abilità unica di processare e usare queste informazioni. E pertanto una banca e anche un confidi, come è stato detto questa mattina, ne sa su un debitore più di ogni altra terza parte. E se questo è vero, con un po' di formazione del proprio personale, con un po' di adattamento delle procedure informatiche e gestionali, quelle informazioni private e soft conferiscono alla banca e anche al confidi un vantaggio anche nel valutare se un'impresa a cui dà credito è sostenibile o meno. E questo fornisce un terreno per la certificazione di sostenibilità. Forse, costruendo sugli standard disponibili, ma migliorandone la qualità, abbiamo visto le critiche mosse e le insufficienze dei rating ESG, quello che vi ho appena fatto vedere, può essere particolarmente utile migliorare e può esserci molta domanda per questi tipi di servizi, e la qualità, quindi si riuscirebbe a migliorare la qualità insoddisfacente dei rating ESG, e si riuscirebbe a far fronte alla necessità di portare le piccole e medie imprese nella finanza green. Perché se noi non riusciremo a portare le piccole e medie imprese nella finanza green, e gran parte della finanza, di ciò dove vogliono investire
i risparmiatori e finanza green, come sta accadendo, avremo uno iato, avremo un grosso svantaggio per le piccole e medie imprese. Quindi, in quanto partner delle piccole e medie imprese, i Confidi si debbono porre questo problema, se e come giocare un ruolo per abilitare il sistema delle piccole e medie imprese italiane a traguardare una rendicontazione non finanziaria e un accesso alla finanza sostenibile, che è una finanza essenzialmente prevalentemente di mercato, attraverso forme di cartolarizzazione eventualmente e quant'altro, ma la rendicontazione non finanziaria è il primo passo, l'acquisizione di un rating ESG è quello successivo. E d'altro lato, certificare la sostenibilità genera un prezioso fee income per i Confidi e per le banche. Abbiamo visto che c'è molto bisogno, anche dal punto di vista reddituale, di spostarsi dall'attività di garanzia tradizionale a nuove attività. Questa può essere una delle attività più promettenti, a mio modo di vedere. Vi ringrazio della vostra attenzione e immagino che il tempo sia esaurito e non ci sia modo di interloquire ulteriormente. Grazie Giovanni, per questo intervento, come dire, che più che concludere apre, no? Che è la cosa più bella di quando si fa, come dire, ricerca e riflessione, no? Un pensiero che ci proietta sul futuro, perché peraltro è abbastanza dietro l'angolo a questo punto e bisogna, come dire, raggiungere per tempo il mercato, qui ci sono questioni di time to market per realizzare queste prospettive, quindi grazie davvero per quest'ennesimo contributo che ci offri. Arturo? Beh, io posso solo che mia volta ringraziare, anche per quest'anno abbiamo fatto questa realizzazione, questo importantissimo evento, anche se è una rocambolesca fine. Grazie a te, Salvatore. Ecco, appunto, rocambolesca fino in fondo. E a questo punto prendo io il microfono per dire che il rapporto ovviamente è già sul sito di Torino Finanza. Speriamo di aver stimolato il vostro interesse alla lettura e soprattutto ci auguriamo che il nostro lavoro, che è materiale grezzo da costruzione, io così lo chiamo, torni utile a ciascuno nel suo ruolo per fare di più e di meglio per le imprese, per l'economia e per la società italiana. Ringrazio Torino Finanza, nelle persone del Presidente Rambaldi e del Segretario Favetti, tutti gli autori del rapporto, tutti i relatori della giornata di oggi, per il contributo davvero di alta qualità che ci hanno dato. Ringrazio ovviamente il pubblico per l'attenzione che ci riserva ogni anno e vi saluto con un arrivederci al prossimo osservatorio, magari dal vivo e in un contesto di ripresa economica. Buona lettura e buon lavoro a tutti.